Con i lavori che sono ripresi nella giornata di ieri sono tornati i grandi disagi sulla 14, auto e tir incolonnati in direzione sud sia nel Pescarese che tra Giulianova e Roseto con code lunghe anche fino a 10 km e disagi ovunque anche tra Val di Sangro e Lanciano, Ortone e Chieti Dragonara, Pescara Ovest e Città Sant'Angelo. Come se non bastasse, tra giovedì e venerdì c'è anche in programma la chiusura notturna del tratto Pescara Nord a Tripineto in direzione Bologna. Uno stop che va ad aggiungersi a quello già programmato nel tratto Pescara Ovest-Pescara Sud in entrambe le direzioni. Condizione che, come facilmente prevedibile, riverserà ulteriori disagi sulla strada adriatica. Torna di nuovo questa grande preoccupazione. Io ripeto sempre che sono lavori necessari, perché ogni lavoro di miglioramento della sicurezza è un lavoro che va nell'interesse generale. È guai a noi mettere in discussione questi lavori, quindi non confondere mai, insomma, le due questioni. Detto questo, ovviamente l'auspicio è che davvero chi sta guidando i lavori possa farlo, insomma, con estremo buon senso, cercando di concentrare bene gli orari, i giorni, cercare di limitare davvero al minimo i disagi. Le questioni sono due: da una parte sono le code che si creano sull'autostrada, perché sappiamo che il nostro tratto è interessato soprattutto tra Atri, Pineto, Pescara Nord, insomma, sia da viadotti, quindi dai lavori che riguarderanno, insomma, i guardrail, ma soprattutto in questo caso anche delle gallerie, perché ci sono lavori previsti proprio all'interno delle gallerie. E poi ovviamente ci sono i veicoli, i mezzi pesanti in questo caso, che vengono poi diversati sulle strade, diciamo, fuori dall'autostrada. Quindi nel caso nostro, di specifico di Pineto, parliamo di strada ANAS, ma se pensiamo ai comuni limitrofi, Roseto, Silvi, insomma, sono strade che attraversano proprio centralmente le realtà urbane. Ovviamente sono momenti che possono rappresentare pericoli se questo accade durante il giorno rispetto alla notte, ma sono anche momenti in cui si creano anche disagi e danni. Noi registriamo, insomma, quasi puntualmente, insomma, danni alle rotatorie, segnaletica verticale. Ecco, c'è un disagio, io credo che sia a conoscenza chi sta seguendo, insomma, le attività, e ecco, l'auspicio, insomma, che si possa operare al più presto col buon senso e portare avanti tutto celermente.